Ciao a tutti da estremehard.com, quest'oggi facciamo vedere un video gameplay con il T300 della Thrustmaster, e nello specifico una sessione di video gameplay in drifting con la BMW M3 nel circuito di drifting creato appositamente dal team di Gunnos Simulazione per eseguire questa tecnica. Non stiamo a parlare molto del gioco del volante, in quanto abbiamo fatto la recensione di entrambi, quindi vi lasciamo direttamente a questo video gameplay. Allora, come possiamo vedere, la tecnica migliore per entrare in curva in drifting è la tecnica dell'effetto pendolo. Quindi spostando il peso della macchina a destra e a sinistra, o sinistra a destra, a seconda di come entriamo in curva, riusciamo a far sbandare posteriormente la macchina e agevolare quindi il drifting. Anche se la BMW M3, anche solamente di potenza, riesce ad entrare in drifting in curva. Infatti, come possiamo vedere, riesce abbastanza facilmente ad entrare in curva in drifting. L'altra tecnica sarebbe quella dell'utilizzo di un freno a mano. Purtroppo il T300 è sprovvisto di un cambio ad H o sequenziale da poter configurare come freno a mano. E quindi possiamo utilizzare solamente uno dei tasti presenti sulla corona, ma diventano veramente scomodi. Infatti, anche avendolo configurato uno di questi tasti per essere un freno a mano, nello specifico il tasto radio, l'utilizzo veramente poco per utilizzare questa tecnica, per comprare questa tecnica, in quanto è difficile da raggiungere, specialmente quando già stiamo girando. Comunque, cosa possiamo dire di questo volante? Il 300 è molto indicato per compiere questa tecnica, specialmente in assetto corsa, in quanto ha un force feedback davvero costante e lineare che ci permette di recuperare la macchina in qualsiasi situazione, permettendoci di compiere dei drifting abbastanza lunghi e complessi, specialmente in quelli con cambio di direzione, come vi abbiamo fatto vedere.
per un paio di volte in questo video gameplay. Quindi spero che questo video dimostrativo di drifting con il T300 su Assetto Corsa vi sia piaciuto. Quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividete il video. Quindi dallo staff di Extreme Hardware è tutto e vi rimandiamo al prossimo video di gameplay con il T300. Ciao!